Nella fabbrica c'è un santo, con una barba bianca, porta anche lui la tuta e tutto il giorno aiuta la gente che si stanca. È un santo ottimo per chi lavora a cottimo, di grande pazienza e coraggio per quelli del montaggio, con la mano piccina per quelli dell'officina, con l'occhio a raggio per quelli dell'attrezzaggio. Aiuta. Aiuta sotto la tuta quelli della fonderia il piede a tirar via, porta l'aria pura a quelli della verniciatura e porta via i rumori a quelli dei motori. Questo santo tanto, tanto aiuta tutti quanti sotto i grandi impianti, dietro le grandi porte dove si soffre forte, dietro tutti i vetri dove si sta in un metro e non arretri, sempre in piedi per tutte quelle ore nel freddo e nell'ardore dell'estate. Lavorate, lavorate tutti quanti, non fermate la fatica, e quel santo par che dica: lavorate tutti quanti, lavorate. Siete stanchi? Siete santi. Non gli altari, solo i banchi, tutti in fila, che non manchi d'esser pari nella fila, tutti uguali, i santi mortali. Nella fabbrica si predica. La preghiera alla sera è quella di uscire per benedire un altro giorno, dopo quel forno, con una boccata d'aria ed una occhiata alla luna. Antonia vedeva i risaroli una volta al giorno, quando gli portava da mangiare, insieme alla sua nuova amica, Teresina, e alle altre due figlie dei Barbero. La signora Francesca e Consolata gli caricavano i cibi sul carretto dei panni, cosiddetto perché nelle altre stagioni serviva soltanto a portare i panni al lavatoio. E loro quattro, al tocco dell'Angelus, uscivano dal paese. Vedendole arrivare, Bartolo dava fiato al corno. Allora i risaroli si raddrizzavano, adagio e non senza difficoltà, perché dopo tante ore di lavoro le giunture stentavano a riprendere il loro assetto normale. Barcollando, inebetiti dalla fatica, storditi dal sole, si inerpicavano sull'argine. E quando erano all'asciutto, si mettevano seduti con la schiena appoggiata a un salice, o si buttavano per terra, lì dove erano, con gli occhi aperti, spalancati a fissare il cielo. Se parlavano, e ciò accadeva quando proprio non potevano farne a meno, si scambiavano pochissime parole in un loro dialetto gutturale che le ragazze non capivano. Di solito, però, non dicevano niente. Prendevano il pane dalle mani di Antonia e a volte non alzavano nemmeno gli occhi per vedere chi glielo porgeva. A volte invece la guardavano in un modo tale che alla ragazza faceva ancora più impressione dei loro visi irsuti, dei loro denti gialli e radi, delle loro cicatrici. La guardavano come si guarda il nulla, senza vederla. S'avventavano sul pane.
Ve li ricordate? Nicola era partito da Caserta per fare l'operaio in una ditta di pasta fresca a Reggio Emilia. Lui, la moglie e la bambina. Il 24 maggio del 2005 i carabinieri suonano il campanello della moglie e gli dicono che suo marito ci è finito impastato lui dentro la macchina impastatrice. Ci ha messo un anno per trovare il coraggio di dirlo alla figlia. Un anno. Ve lo ricordate? Andrea invece aveva 23 anni, ve lo ricordate Andrea? Era così felice con la sua auto nuova, un'Opel Corsa nera come la notte, comprata a rate. La sua ditta l'aveva fatto diventare grande e ora poteva avere un'auto tutta sua. Stampaggio di materiale in propilene, PVC e tampografia, c'era scritto sui Deplian. Il 20 giugno Andrea si alza alle 3.45 del mattino per essere in fabbrica puntuale per le 5. Alle 6.10 la macchina tampografica comincia a dare dei problemi. Andrea la mette in stand-by e ci fruga dentro. Mancavano le adeguate misure di sicurezza, dice il processo. La pressa è ripartita e Andrea ci è rimasto dentro, con la testa, tra i tamponi. Andrea Gagliardoni. Ve li ricordate? Non è mica facile ricordarsi di tutti sti morti ammazzati, rimasti mezzi sdrenati, finiti incastrati, mutilati, schiacciati, trinciati, calpestati, investiti, annegati, soffocati, addormentati. Morti. Dico, ve li ricordate? Bruno Galvani non era nemmeno maggiorenne. A 17 anni era già al lavoro in una ditta artigiana, cisterne di gasolio per uso domestico e agricoltura e cancellate in ferro. Dimmi che lavoro fai e indoviniamo cosa potrebbe ucciderti. Anche se alla fine, Bruno, dicono che gli è andata bene, in fondo. Se non muori sul cantiere o in fabbrica, ti è andata bene. Perché in giro da qualche parte, al posto tuo, uno che fa il tuo stesso lavoro, ci è già morto. E senza bisogno di guardarsi le statistiche. Bruno a 17 anni, lavorava in una squadra di 8, 8 operai in tutto, di cui metà minorenni e l'altra metà anziani, che per anzianità si sono eletti capi. Prendi il muletto e sistema quelle cisterne, gli ha detto quel giorno il capo, come se fosse un ordine lanciato di fretta a un cameriere. Bruno il muletto non aveva mai guidato in vita sua, ma a 17 anni e con pochi mesi sulle spalle, pensi che se te l'hanno chiesto funziona così? Così ci sono Bruno, il muletto, la ghiaia del piazzale e le caldaie da inforcare. E poi il buio. Come diventa buio quando si scrive, si ascolta o si racconta di questi feriti stramazzati da quattro soldi. Bruno, come prima cosa, ha pensato al dispiacere che avrebbero provato i suoi a vederlo per terra tutto pieno di sangue. E poi i colleghi di lavoro che piangono, la sirena dell'ambulanza che si avvicina, 100 punti di sutura. Gli hanno dato 100 punti di sutura. Gli hanno riallacciato la testa. Come una cerniera. Un anno di ospedale. Più di quanto aveva fatto in azienda. Non camminerà più sulle sue gambe. Davanti a una sentenza del genere, a 17 anni, vorresti che l'incidente ti avesse ucciso. Che la tua vita fosse finita in quel momento e pensi che non è umanamente accettabile dover vivere per sempre da paralizzato e tutta per colpa non di un incidente in moto, mentre ti stavi divertendo. Facevi il pazzo, mentre stavi lavorando per poterti permettere una pizza con gli amici, vestiti nuovi, magari un domani un'auto usata, una vacanza con una ragazza. Dopo un anno di ospedale realizzi che il tuo datore di lavoro non è mai venuto a trovarti neanche una sola volta e neppure ti ha mandato una sola lettera. Dopo un anno di ospedale realizzi che lì, in quel posto, dove conosci tutti e tutti conoscono quello che ti serve, quello che pensi e soprattutto tanti sono come te. Ci stai troppo bene e non vuoi più andartene. Perché andartene vuol dire dover ricominciare a vivere. Vuol dire vedere gli occhi delle persone che incontri per strada, che non ti guardano. Oppure che, peggio, non ti vedono. Vuol dire in seggiola alle rotelle, fare una fatica incredibile per percorrere i marciapiedi della città, ingombri, di biciclette, bidoni della spazzatura. Vuol dire che pensare che alla fine devi tornare a lavorare da qualche parte e già ti rendi conto che nessuno ti vorrà perché ti credono un peso sociale. Ma poi le vicende della vita ti portano a credere ancora in te stesso, nelle persone, a credere che vale sempre la pena accettare le sfide che la vita ti riserva. Perché cadere e poi rialzarsi è una cosa che dà una forte soddisfazione e soprattutto ti dà la voglia di cercare di migliorare questa società.
che ancora è ben lontana dall'essere la città di tutti. Bruno ha trovato una persona che lo ama. Hanno due figli. E difficilmente pensa alla sua condizione fisica se non davanti agli ostacoli fisici o psicologici che periodicamente ancora incontra. Oggi gli sembra una cosa normale spostarsi su una sedia a rotelle, ma ancora non gli sembra normale che così tanti giovani, ma non solo loro, escano di casa al mattino per andare a lavorare, guadagnarsi uno stipendio e non tornare più a casa. O ci tornano mutilati per sempre. Perché è vero, la vita non ha prezzo. Ma è altrettanto vero che chi ha pagato un prezzo così elevato al benessere economico della nazione merita più rispetto di quello che oggi. Dico, ve li ricordate? Non ce li ricordiamo mica. Perché la storia di un incidente sul lavoro, che qui le chiamano morti bianche, anche se il sangue è rosso come il sangue di tutti quegli altri, finisce raramente sparata sui giornali o in televisione. E quando ci finisce dura giusto il tempo di una commozione. Tra due spot pubblicitari. Le chiamano morti bianche, ma sono nere, spesso in nero e dai contorni grigi. Ma è anche la questione di tutti i sopravvissuti che stanno intorno. Perché di fondo, se ne fossi capace, mi piacerebbe avere le parole per parlare dell'umanità che si sbriciola in ogni dove. Legami spezzati, padri che non tornano, mogli che mancano per costruire il futuro.